Allora, sono qua con questo assieme. Allora, la cosa che vedo subito è questo qua è in F, ok, però il piano questo mi va anche bene, questo qua mi va anche bene, ma non mi va bene questo, cioè, perché se io poi voglio fare la sezione per vedere la simmetria devo correre dietro. Invece è logico che in pratica quando io metto l'assieme devo essere in centro, cioè, l'origine, ok, datemi un punto, vi alzerò il mondo. A questo punto l'origine, a mio avviso, di un assieme deve essere nell'origine dell'assieme, cioè la messa dei componenti deve essere, a mio avviso, dà anche un senso di precisione, ok? Qua innanzitutto F messo così non mi piace. Okay, questo piano deve essere in mezzo, in modo che io quando vado in modo molto veloce, senza dover andare a trovarmi il piano dei vari componenti, voglio vedere la sezione molto veloce, sennò perdo tempo. Okay? L'altra cosa, i componenti devono essere tutti vincolati. L'unico che potrebbe essere non vincolato, l'albero di rotazione, perché voglio magari simulare la rivoluzione, ma questo non può andare dove vuole lui, deve essere vincolato. Ok? L'altra cosa che mi preme è queste viti esistono, cioè a me non sembra, sarebbe bene magari aggiungere la normativa, così uno va anche a controllare se esistono, no, perché magari esistono, io non le ho trovate, ok, sono andato a vedere anche quelle ribassate e così via, ma le dimensioni non tornano. Dunque sarebbe una bella cosa anche avere la normativa di riferimento. Poi comunque con le viti lì, se uno vuole quelle TCEI, c'è qualcosa di simile, andrò a vedere, dovevo aver fatto un video che c'è una normativa ISO. Comunque, vabbè, andrò a indagare, però l'assieme insomma deve essere un attimo vincolato in maniera, a mio avviso, più corretta. Dopo anche il fatto che questo qua sia più alto di questo, a mio avviso, esteticamente è anche brutto. Vabbè, ci vediamo alla prossima, arrivederci.